Ed è sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Radio 1 e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. Oggi è martedì 29 ottobre, è il compleanno di Lucia. Ah, tanti auguri Lucia. La mia compagna di banco del liceo, amica, amatissima, mia sorella. Ciao Lucia, salutiamo auguri. Salutiamo anche Renzo. Chi? Certo. Certo. Anche Pier. Sono passati 54 giorni dall'insediamento del governo Conte Bis. Tra un giorno 55, sei super. Bravo. Vertice di maggioranza di oggi. Sì. Sono 44 i parlamentari di Renzi. Avevi detto 50? Per Natale, ti ho detto. Per Natale, sì. Matteo Salvini ci segue su Instagram da 5 giorni. Beh, questa è una bella notizia, cioè li contiamo tutti i giorni uno per uno. Probabilmente smetterà presto. Non segue me, ma segue il programma. Non segue te, ma segue il programma. Va bene. E poi... Lo spread oggi è a 144,1. È salito rispetto a ieri ancora. Soffre perché? Un po'. Perché queste incertezze dell'esperimento. Ma chi c'è oggi? Oggi ho voluto portarti attenzione, l'uomo che ha lasciato il PD. Matteo Renzi con noi. No, in effetti non è l'unico. Però non è l'unico. Ti ho tratto un po' in inganno. Che attraversi la tenda col suo piglio, signore e signori, Roberto Giacchetti, Giacchetti Roberto, Giacchetti, Giacchetti Roberto, Roberto Giacchetti, Giacchetti Roberto. Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva, ex vicepresidente della Camera. Signor Giacchetti, mi buongiorno. Mi dispiace di avervi deluso, voi avevate, speravate invece no, mi ha dovuto prendere la riserva. Geppi, non mi guardare male subito. No. Vedo già l'occhio che... Sì, aveva l'occhio un po'... No, non è vero, benvenuto, come stai? Grazie, molto bene, voi? Noi bene, lei signor Giacchetti, tutto a posto. Meravigliosamente. Soprattutto... quindi sempre in collegamento con la realtà, se questa è la risposta. Calcistica sicuramente. Calcistica, beh, insomma, grande squadra la Roma, insomma. Abbiamo fatto un partitone, nelle condizioni in cui eravamo. Certo, sì. È un esperimento, è un esperimento, sì, quello della Roma. Senta, no, ma sta meglio la Roma o il PD secondo lei? Beh, la Roma adesso sta bene, poi con tutti gli infortunati. Certo, sì. Quando torneremo ad essere una squadra al completo, a voglia. A voglia, chissà quando tornerete a essere una squadra al completo. Diciamo, adesso... No. Senta, già che ha finito di festeggiare, insomma... Di che parliamo? Beh, dico dei risultati in Umbria, insomma, avete festeggiato voi d'Italia Viva? No, abbiamo festeggiato, abbiamo constatato, diciamo, che non è stato una... Constatato la morte, non diciamo. Non è stato un esperimento, diciamo, vincente. Ecco. Ma come non è, ma è quale esperimento vincente? Quello umbro. Umbro. Beh, cioè, ma è che secondo me è stata sbagliata l'alleanza? No, secondo me, diciamo, sapendo da almeno 3 mesi che il risultato sarebbe stato questo. Super giù questo, se uno proprio avesse dovuto fare uno esperimento, forse poteva scegliere un'altra occasione che non quella in cui si sapeva perfettamente come sarebbe finito. Sì, però, certo. Per carità, voi di Italia Viva, che ricordiamo che lei è di Italia Viva, che fa impressione dirlo, ma insomma, perché ce la faccio da morto? No, non quello, perché è sempre stato nel PD, quindi insomma, quindi di Italia Viva, insomma, non c'eravate, siete un po' quelli che ve l'avevamo detto che perdevate, ve l'avevamo detto. Ma no, avevamo detto esattamente questo, che diciamo, non era già, era una regione compromessa in cui si sapeva perfettamente, per colpa vostra, si era visto del PD. La colpa è sempre... Ah no, pensavo di Renzi. No, del PD. E allora il PD? E allora il PD. È la vostra del PD. Vabbè, insomma, c'è stato qualche problema, insomma, sì, quindi per diciamo... colpa vostra. Ma è sempre colpa PD. No, non di renziani. No, ma vostra io non faccio parte del PD. Adesso, quindi. Però fino a un mese fa, sì, nel senso, quindi... Il governo precedente dell'Umbria era del PD. Quindi... Il governo precedente dell'Umbria era un governo di centro-sinistra. Sinistra, sì. Che ha fatto quello che ha fatto e poi se ne pagano le conseguenze. Sì, poi diciamo andremo a vedere alla fine. I conti si fanno sempre alla fine su quello che è stato fatto e non è stato fatto. Cioè, quindi... Mafia Capitale insegna. Ah, certo. Ci sta un'indagine, ci sta una... Ci vuole del tempo, certo, però quel tempo adesso non c'è stato e quindi... Il tempo politico non corrisponde a quello giudiziario. Che senso Mafia Capitale insegna? Beh, Mafia Capitale, diciamo, il rinvio a giudizio è partito come Mafia Capitale, poi il primo grado è stato derubricato a una cosa non meno grave, ma comunque che non aveva il reato mafioso, in appello è stato rimesso il reato mafioso e definitivamente la Cassazione ha tolto il reato di mafia. Che può sembrare marginale, ma per quello che ha vissuto Roma, voi forse ricorderete che io ho fatto anche delle elezioni candidato a sindaco di Roma con un grande risultato. Secondo? Esattamente. Dietro la Raggi, diciamo che... e diciamo, quella campagna elettorale è stata tutta incentrata su mafia, e poi abbiamo visto che era mafia. Non c'era la mafia. Dopodiché non c'era che, un elemento... No, ecco. C'era, anzi, diciamo una cosa più chiara. A Roma la mafia c'è. Sì. L'abbiamo vista ad Ostia, lo vediamo con tante cose, però come c'è a Milano, a Torino e in altre parti... Questa,
in questa vicenda la Cassazione definitivamente ha detto che il reato di mafia non c'è. Senta, sento che la signora Meloni ha detto che non si ricandida al sindaco di Roma. Sì, no, guardi. No, chiedo, nel senso, anche lei. La Meloni non so se non si ricandida. No, l'ha annunciato vabbè, l'ha ieri. L'ha detto, però, poi sai, no, pure io l'avevo detto. Ah, certo. Vabbè, ho capito, però, almeno ci dia qualcosa in cui credere, nel senso... Allora, se dovesse... Se. Vi dico che non mi candiderò neanche sotto tortura. Se dovesse accadere, vengo qui, fate venire il pubblico, mi fate sputare in faccia. Oh, che bella immagine, grazie. In tutta vabbè, la faccia... Metaforicamente adesso, No, come metaforicamente? Come si fa a sputare in faccia metaforicamente? Ma sì, così, dicendomi... cose così. Quindi non si candida, avvertiamo, insomma, sospiro di sollievo per la città di Roma e Roberto Giacchi ti annuncia che non si candida. Dopo 5 anni di Raggi voglio vedere lo sospiro di sollievo. Lei insomma, ha perso con la Raggi, certo, infatti, figuri. Infatti il risultato. Sì. Senta, no vabbè, era per capire. Vabbè, comunque voi in Puglia non siete andati, quella fuoco... In Puglia non sono andati. Scusa Geppi, i confini dell'Emilia Romagna. No, ma ha ragione, in Puglia non siete andati. Ecco, non siete andati né in Puglia né nelle Marche, dove peraltro vi aspettavano tutti, ma non siete andati neppure in Umbria. Non c'eravate nella foto di... in Umbria? No, non c'erano, cioè... anche perché noi non eravamo presenti, noi siamo nati quando ormai erano già state fatte le liste, quindi diciamo... Ma è una genialata quella foto di Nardi, come dice Renzi. Ha detto Renzi così. Beh, diciamo, soprattutto anche qui ci sta la storia che racconta, ce n'è stata un'altra di foto di Vasto. Esatto, che non Vendola ha portato particolarmente Bersani di Pietro. Poi l'altra cosa abbastanza singolare è che, diciamo, io sono convinto che il governo nazionale non c'entri nulla in tutta questa partita, no? Ma se non c'entra nulla, per quale motivo... sapendo, come ho detto all'inizio, che questa era una partita persa, si poteva perdere un po' meglio, un po' peggio, dicendo, per quale motivo abbiamo fatto andare il Presidente del Consiglio lì? Per coerenza. Coerenza con che? Col fatto che c'è un'alleanza a Roma. Sono elezioni regionali. Sì, ma lei sa che le elezioni regionali sono regionali quando si è al governo e sono testa nazionale quando si è all'opposizione. Cioè, no, è sempre così nella storia, così. No? Nel senso... No? No, per me no, però. No. Lei foto non ne ha fatte con nessuno? No. Foto... Cioè, ma sarebbero dovuto, secondo te, avrebbero dovuto correre uno del PD e uno dei 5 Stelle separati? Sarebbe stato più coerente per il loro elettorato, quantomeno? Ma scusate, ho visto che ci sono già lo studio di flussi che sono stati fatti sul voto. Sì. Dal quale emerge chiaramente che, diciamo, era difficile spiegare agli elettori che quelli che avevano fatto la denuncia contro quelli con cui si candidano poi si mettono insieme e vanno alle elezioni. Questo per quanto riguarda l'Umbria e lo specifico di quella vicenda. Più in generale io non penso, mentre... Non vi allerete mai con i 5 Stelle voi alle... Stavo dicendo, più in generale, noi abbiamo fatto un accordo con i 5 Stelle perché c'era un'emergenza democratica e perché c'era il rischio di una tracimazione, una crisi economica bestiale. Ma non lego il mio destino futuro in ogni occasione a un accordo con il Movimento 5 Stelle. Comunque avete fatto il governo per, diciamo, in qualche modo frenare Salvini e in effetti Salvini è in crisi nera, proprio, cioè, ma proprio ormai... Che... spallata, ragazzi. Però diciamo, questo è un governo che c'è da 2 mesi, quindi noi dovremmo andare giorni. Nel 2023 quando andremo a votare, vedremo quale sarà l'esito delle elezioni. Perché secondo te si va a votare nel 2023? Assolutamente sì. Sì, no, ma infatti quello mi sembra solido, assolutamente, proprio... Ma non, la storia insegna che non sono necessariamente governi solidi quelli che durano. E anche che la pizza è buona nel forno a legna. Questo è un altro esperimento. Ma ha visto la mia cravatta? Ho notato, ma immagino che questo sia in ragione della domenica calcistica. Ma io non la posso avere una cravatta? Sì, no, avere no, se la vuole mettere adesso. Se la stava per ciulare Di Maio, l'altro giorno gliel'abbiamo sottratta. Il problema è che momento. Io normalmente non uso la cravatta, però per l'occasione, però posso non chiudere perché mi dà fastidio. Sì, mamma mia, che brutta la cravatta con quella camicia. Lo so, che mamma devo fare? Mia. Io questa ho. Devo far vedere anche che so fare il nodo della cravatta? Lo so fare. Allora posso togliere un attimo? Sì, in diretta su Radio 1, Roberto Giacchetti, Italia Viva, ex vicepresidente della Camera, ex candidato sindaco di Roma, ex candidato alla segreteria del PD. Con la Scani si sta facendo il nodo della cravatta. Guarda, non esiste perché non ha il microfono. Esatto, lo sta porgendo il simpatico. Vicino. Se faccio il nodo non posso avere certo, anche ragione, perché io ho le orecchie sporgenti, capito? Pure. Quindi quando metto la cravatta che mi gira intorno alle orecchie non è carino. La cravatta che gira intorno alle orecchie sporgenti non si era mai sentito. Si dice a sventola. Vabbè, senta, ma però sul governo. Non sono a sventola, sono solo sul governo. Guarda che che elegante Giacchetti.
mamma, non sembra più uno scappato di sto casa. Complimenti. Sì. L'ha sbagliata. Se meno che deve fare la cresima. Vi spiego qual è il problema. Vede che la faccio un po' lunga. È che se no non si vede il giallo. Però la cravatta non si porta così. Con... Sembri sempre Totò Trump, così. Abbi sembra pazienza. Trump c'ha un po' più di capelli. Diciamo. Senta, però voi che state al governo, sì, ma non dovete tirare troppo la corda, perché se si va alle elezioni prendete una travata e voi di Italia Viva. Beh, i sondaggi. No, i sondaggi. 5%. No, allora, a parte i sondaggi. Vanno dal minimo di 5% al 7-7,5%. Quelli, quelli adesso, che fa Renzi al 7%. Adesso, no, quelli che fa Renzi, quelli che fanno... Vabbè, 5-5,5%, tipo Forza Italia. E sono stati fatti quando ancora non c'avevo neanche il simbolo. Adesso che avete Vagisil. Esattamente, sottovalutate il simbolo. Hai detto Vagisil? Sì, è così, è il simbolo uguale, no? Sembra un po' della prevenzione oncologica femminile. No, sì. Ma ce ne sono di vari tipi, cioè sono state fatte varie cose, anche l'aereo. Tra l'altro c'è stata una votazione online, no? Certo. C'è stato i notai. Beh, casualmente il simbolo della Leopolda era pronto. Il simbolo della Leopolda 10 era gli stessi caratteri uguali del simbolo che ha vinto, ma deve essere stato proprio un caso. No, ma i simboli erano tutti e tre fatti dagli stessi, quindi evidentemente la grafica il grafico è lo stesso. Sì, no, ma è uguale alla scritta Leopolda. Vabbè, comunque insomma, ha scelto Renzi. Vabbè, sono comunque cose casuali. Infatti. Quanto dura il governo? Era un esperimento. L'esperimento, ecco. L'esperimento che è andato, vediamo come andrà. Questo governo quanto dura? Fino al 2023. A che ora? Quando finisce la legislatura. Non le piacerebbe Draghi? No, Draghi lasciamolo in pace. Adesso diciamo appena finito. A me Draghi piace molto. Come però, premier ti piacerebbe? No, ma Draghi teniamolo buono per quando sarà utile. Adesso non mi faccia dire. Penso che Draghi sia... Ma quando sarà utile per cosa? Cosa ti è utile Draghi? Quando sarà utile per dare un contributo a questo paese come lo ha fatto facendo... Potrebbe essere il Presidente della Repubblica direttamente. Meglio lui o Prodi secondo lei come Presidente della Repubblica? Ma lei che cosa pensa? Chi è una domanda? Ma non lo so, lo vedremo nel 2023. Non è che se lo dice lo brucia, non è che uno segue quello che dice lei, ma no, ma bisogna preservarlo. Vabbè, senta, però insomma, finalmente io la vedo proprio felice, signor Giachetti, contento. Finalmente con contento, i 5 Stelle al governo. Sì, è stato un traguardo per quale ho combattuto per un sacco di anni e finalmente ho raggiunto un obiettivo che non avrei mai pensato cioè, di poter. È meglio essere alleato di 5 Stelle o ti fare Lazio, signor Giachetti, lei che ti fosse della Roma? È veramente complicato. Cioè tra le due, qual è la cosa che proprio più lei riesce qual è la cosa che di più ti affaticherebbe? Se non fosse che una cosa è vera e l'altra no, di quale sarebbe quella vera? Che siete alleati con i 5 Stelle? Sì, per questo governo siamo alleati con i 5 Stelle. Ma non per adesso siete alleati con i 5 Stelle? Per il governo nazionale. Le viene più facile dire Forza 5 Stelle o Forza Lazio? Cambio paese. No, e ma come cambia paese? Faccio una visita in un altro paese e così. Ma no, guardi che lei è il governo con i 5 Stelle. Ma se mi sono governo con i 5 Stelle, però. Lo dica bene, sono al governo. Noi siamo al governo con il Movimento 5 Stelle. È una realtà. Dica bene, siamo al governo con gli amici dei 5 Stelle. Siamo al governo col Movimento 5 Stelle. Non con gli amici dei 5 Stelle. Io non ho amici. No, non le riesci a dire. Nessun amico nei 5 Stelle. Amico solo me stesso. Sì, sono amico di sono amico. C'è qualcuno che è il leader dei 5 Stelle. Chi sarebbe Grillo? No, chi? Di Maio? Sì, è amico di Di Maio? Sì, sono amico di Di Maio. Cioè vi uscite, abbiamo fatto 5 anni di vicepresidenza della Camera insieme. Sì, abbiamo amici. Amici. Amici amici, non esageriamo, però. Avete mai mangiato insieme una? No, però diciamo non è che per essere amici uno deve caffè sì abbiamo preso vacanze insieme no, vabbè, con gli amici non avete mai fatto non avete mai giocato amici cioè quando parlate solo di lavoro di politica non avete mai parlato d'altro no magari abbiamo parlato anche di altro ma di cosa non ma no, una volta l'ho fatto l'ho invitato che c'era è venuto mia figlia che compiva gli anni quando io ero stato eletto appena vicepresidente della Camera abbiamo aperto una bottiglia di spumante e lui stava lì gli ho detto vieni e abbiamo brindato insieme ma quando era ancora vicepresidente della Camera quando era avversario era sì ancora pensa un po' quindi già come c'è i prodromi quello insomma. Il patto dello spumante diciamo esatto. E qualche altro amico so, di Battista di Battista no qualche altro fino all'anno si spinge Bonafede no, come avessi accettato veramente grazie Bonafede no non so Di Stefano no di Stefano però non ha buoni rapporti con Di Stefano no diciamo normali non si ha paraculo normali Manlio Di Stefano buongiorno a voi sottosegretario al Ministero degli Esteri e deputato del Movimento 5 Stelle signor Di Stefano buongiorno adesso siete d'accordo su un'altra cosa altro governo insieme nessuno dei due si vuole alleare insieme alle prossime elezioni regionali siete d'accordo su questo Di Stefano? Beh l'esperimento nostro in Umbria ha evidentemente fallito quindi ma perché esperimento scusi? Cioè perché beh, perché
perché non è stata una coalizione con un candidato politico, è stata con un candidato civico, di conseguenza non è la classica alleanza, poi la volete chiamare come volete. Non mi impicco sul termine, non è un'alleanza politica, ma è un'alleanza civica. Ma quindi... Però il governo non è un esperimento, invece, era un esperimento sulla percorso regionale, basta. Al governo è una collezione di governo politica, assolutamente politica. Ma cioè, se i vostri elettori non sono contenti di quando state insieme al PD, non sono contenti di quando state in Umbria, non sono contenti di quando state al governo, o no? No, non sono felici di quando stiamo al governo col PD o con la Lega, cioè ci vorrebbe al governo da soli, c'è un piccolo problema, che si conosce bene, che siamo in legge elettorale, e va bene così, perché un partito da solo al 30%, anche se avessi il 34% come abbiamo avuto noi nelle ultime elezioni, che governi da solo mi sembrerebbe veramente strano, voglio dire, quindi una legge proporzionale ce l'avremo sempre, va capito come farla funzionare, probabilmente un po' meglio. Che sistema elettorale volete voi, signor Di Stefano? Vediamo se è d'accordo anche i Giachetti. No, noi siamo da sempre, ragioniamo su proporzionali. Poi sappiamo benissimo che le virgole cambiano la sostanza nelle leggi elettorali. Vediamo Giachetti. Signor Giachetti, voi Italia Viva siete favorevoli? Io sono da sempre a favore del maggioritario, ma è del tutto evidente che con il taglio dei parlamentari, e questo al di là delle ipocrisie, lo sanno tutti, inevitabilmente ci sarà bisogno di una legge proporzionale. Siete d'accordo? Anche su quello siete d'accordo, è incredibile. Signora Di Stefano, è bellissimo, tanto andate d'accordo su tutto, perché no alla stretta alle partite IVA, no all'abbassamento del tetto dei contanti, all'aumento delle tasse, alle multe che non usa il POS, contro la sugar tax, entrambi. Siete d'accordo su tutto, su questo, no? Siamo soprattutto, mi pare di aver capito, in gran parte d'accordo sul fatto che non bisogna se si può evitare di aumentare le tasse in un paese dove le tasse come sono quelli del PD, come il partito delle tasse. Ma quelli del PD aumentavano. Signor Di Stefano, è d'accordo su questo con Giachetti? Ma direi che la prima priorità è proprio quella di abbassarle, non soltanto non aumentarle, perché altrimenti facciamo un gioco al rilancio il prossimo anno. Ma Maglio, sottosegretario Maglio Di Stefano, ma è vero che c'è un po' aria di rivolta dentro il Movimento 5 Stelle? No, non c'è aria di rivolta. Come sempre, come dal primo giorno della cena memoria del Movimento 5 Stelle, qualcuno che la pensa diversamente dice va bene così, voglio dire. Senta, la sento un po'... Non ci inventiamo niente di nuovo, tra l'altro, nella politica. Sento un po' moscio oggi, signor Di Stefano. No, ho un'influenza bestiale sotto medicina, quindi per quello. Quanto ha di influenza? No, non ho febbre, ho soltanto... No, pensavo 38 come Bianconi in Umbria. Ma Di Maio l'hai sentito? Come l'hai... Comunque vogliamo diciamoci anche una cosa, buttalo via 38. Nel senso che dall'altra parte avevamo una coalizione gigantesca di gente che, tanto per cambiare, come in Sardegna, come in Sicilia, litigherà per qualsiasi cosa, se non riuscirà a fare neanche un governo regionale. Ma infatti, in Sicilia hanno fatto esattamente la stessa cosa e in Sicilia Musumeci non sta governando. Ha ragione, alle prossime elezioni infatti è meglio dividersi tutti, cioè nel senso più divisione proprio. No, io credo sinceramente che se proporzionale deve essere con tutti questi partiti deve essere, allora è meglio con i voti, con il risultato elettorale in mano, contrattare un programma di governo, no, questo, come abbiamo fatto al governo nazionale. Questo alle politiche. C'è un obiettivo. Alle politiche, ma alle regionali... Vabbè, le regionali, il sistema elettorale è chiaramente diverso, però tu puoi comunque ragionare su i vari assessorati e che programma porti prima di avviare l'esperienza. Se vinci le elezioni, non si riesce a governare. Guardi, Giachetti è in silenzio proprio, che dice ma che fine ho fatto? È d'accordo? Sto ascoltando. È d'accordo con tutto. Io ho spiegato che la ragione di un governo nazionale sono state molto chiare a tutti. Sì. E noi abbiamo fatto un governo nazionale perché c'era una situazione di emergenza. Io non penso che ci sia un automatismo nel tutte le situazioni regionali, perché non ci sono situazioni di emergenza nelle regioni, ma ci sta una competizione politica dove devi vincere con la politica. È d'accordissimo anche Di Stefano, tranquilli, andate separati, così il centrodestra unito vince ovunque, perfetto. Ma cinque anni fa eravamo separati e abbiamo vinto. A parte che non è che si può fare politica pensando soltanto di fare la guerra a un altro partito, si fa politica per fare politica, che è un'altra cosa. No, pensavo che fosse al governo per questo, no, non era per questo motivo. Direi proprio di no. Ma Mario, tu che sei suo amico, l'hai sentito di Battista? L'esempio delle tasse, le centri corruzione, e tante conferma di quota 100 e tante altre belle cose che abbiamo già fatto. Senta, signor Di Stefano, la simpatica Geppi ha una curiosità che proprio... Volevo sapere, visto che siete molto amici, se avevi sentito Di Battista, se ha detto delle cose che si possono ripetere a quest'ora. L'ho sentito proprio ieri. E niente, concordiamo sulla necessità di ripartire dai territori, di finire
quell'organizzazione che abbiamo avviato per riformare il rapporto con i territori e ricominciare da lì. Tra quello che ci ha creato in realtà, sì, quello da dove siamo nati, che forse abbiamo un po' perso nel tempo e bisogna riprenderci. Ma non è che torna Diba, eh? Si sta scaldando? No, credo che in realtà abbia un progetto sul nascere già il mese prossimo, di cui se vorrà parlerà lui, certamente non io. Ma politico o di lavoro? No, 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 di lavoro. Di lavoro. La onda di quello che ha già fatto. Ah. Anche perché lui è entusiasta, tra l'altro, dell'alleanza col PD, proprio... cioè... Lui è uno, è stato da sempre uno dei più scettici, come sì, lo è stato, come lo era anche Di Maio. Di Maio, però, anche Buffagni. Quando abbiamo l'80%, ma come sono anch'io, ma quando abbiamo... Anche lei? Una necessità, come diceva anche Giachetti, di un obiettivo politico chiaro, che, sì, che era quello di evitare che aumentasse l'IVA e che si andasse al voto in una maniera totalmente fuori da ogni norma costituzionale, abbiamo dovuto fare quello che abbiamo fatto. Senta, e Draghi le piacerebbe? La è un'altra cosa. Draghi come premier le piacerebbe? No, io no, credo che sia il tempo di avere un presidente, cioè già lo è in realtà, ma anche il prossimo presidente della Repubblica me lo aspetterei di stampo, diciamo, più vicino alla società, più che ai tecnicismi, diciamo, sia della Banca d'Italia che di Bruxelles che della BCE. Ma lo dicevo come premier proprio, dovesse Conte ballare un pochino, no? Peggio mi sento allora. Peggio mi sento, vero, quindi endorsement di Stefano per Draghi. Ci teniamo Conte. Lei che è interista, è più facile che Antonio Conte vinca lo scudetto o che Giuseppe Conte arrivi alla fine della legislatura? Che Conte arrivi a fine legislatura, Giuseppe, perché... per la mia Inter mi auguro un secondo posto e un passaggio del girone. Secondo posto e passaggio del girone, quasi come un esperimento, diciamo, tipo l'Umbria, insomma. Beh, il primo anno di un allenatore è sempre un esperimento. Ha preso la tachipirina? No, preso... Non ha la febbre? Cosa ha preso? Possiamo fare pubblicità medicinale, sì. Preso un tachi flu, se vi può interessare. Tachi flu, più o meno. Quindi ha dei dolori stordimento. Ma l'ha preso col tè caldo oppure come l'ha preso? Con l'acqua. Due giorni a casa dal tennis, cena addio. Ma che tennis? No, in realtà sono al lavoro e sto andando all'inizio del trasporto, proprio adesso. Il trasporto, quindi... Ci saluti Patuanelli, se lo vede. No, lì è lui al Mise. Al Mise, no, c'è la De Micheli ai trasporti, ha ragione. Esatto. Ma cambiate ogni tre mesi, cambiate, cioè non è che è difficile stare un cittadino disorientato, insomma, per lei invece è sempre sottosegretario agli esteri, uno dei pochi sopravvissuti. Ci saluti Gigino quando lo vede, grazie. Va bene, arrivederci, ciao, curati. Ciao Mario, per i pochi che non ho sentito, senti, ciao Mario, ciao Roberto. In realtà avete una grande amicizia che nel tempo... Una proposta del Partito Democratico che, per quanto mi riguarda, esclude alla radice qualunque possibile accordo col Movimento 5 Stelle. Alla radice, escluso proprio. Sì. E poi avete convinto Zingaretti, che non voleva farlo l'accordo con 5 Stelle, a farlo l'accordo che lei escludeva la radice. Adesso, voi potete dirmi tutto, potete immaginare che non sia io che ho convinto Zingaretti, che doveva essere convinto. No, è stato Renzi che, come noto, ha voluto fare. E lei ha cercato cosa. Di convincere Renzi a non farlo l'accordo? Sì, diciamo, senza grandi... Cioè, cosa gli ha detto? Beh, figuriamoci se ti ascolta. Cioè, no, non ascolta, non a te in generale. No, vabbè, lei di sicuro non l'ascolta. Vabbè, ma come sei così? Dai. Cioè, lei ha detto, Matteo, ma... Beh, non è che sia... cioè, tende a fare quello che desidera. Quello che vuole. Come le ha detto a Matteo quando voleva fare... Cioè, innanzitutto gliel'ha detto, Matteo, a lei voglio fare... Diciamo che io ho fatto un'intervista il giorno prima su Repubblica. Che nessuno aveva letto. In cui, su Repubblica online, in cui ribadivo giammai accordo Movimento 5 Stelle. Il giorno dopo è uscita l'intervista. E lui mi ha mandato un WhatsApp con scritto calma. Calma. E lei ha capito tutto in quel momento. Volo, infatti, anche una faccina ti ha mandato. Volevo buttarmi giù dal ponte. E cosa gli ha scritto? Come le ha risposto? Penso quello poi basta. Basta. Vi ho dato questa esclusiva. La sua esclusiva clamorosa, fermate le rotative. Certo. E quindi insomma, però, e poi avete convinto. E il giorno dopo lui ha fatto l'intervista. Un secondo dopo il mio voto a questa riforma, mi adopererò affinché insieme alla mia firma vi sia il numero necessario tra Camera e Senato per ottenere lo svolgimento del referendum. E qualora riusciremo a mettere insieme le firme necessarie, sarò il primo a costituire, o comunque costituirò, un comitato senza alcun dubbio per il no a questa riforma. Allora, lei ha votato sì, ma raccoglierà le firme per votare no.
Provo a spiegarglielo. Sì, però, ecco, aspetta che prendo, aspetti, che prendo un tavolo. Un attimo, aspetti, facciamo una musichetta. Concentratevi un attimo. Perché non è facile. Allora, lui ha votato sì, ma raccoglierà le firme per votare no, no. Al taglio dei parlamentari. Ci siamo? Vai. Prova sì. a concentrare. Farei un po' più... Più ritmica. No, meno ritmica, meno proprio ritmica. Perché... Cioè, più sottofondo. Più sottofondo, sì, che non più è scambisti. Esatto, esatto, sì, sì, beh, insomma, più o meno quei 5 Stelle. Esatto. Sì, allora, vada. Il taglio dei parlamentari era nell'accordo di governo e si addirittura c'era nell'accordo di governo che si doveva votare entro la metà di ottobre in aula. E chi sono io per votare? Allora, se io decido di stare dentro... È successo, cosa è successo? Niente, è un'interferenza di Renzi. No, senso, voi mi fate pure così. No, 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 no. Cioè, sto cercando di dare un filologico. Forse, forse. Quindi lei ha votato allora, sì. Bene, perché stava dentro l'accordo di governo. Stando io al governo, ovviamente sono leale col governo. Ha votato sì, però... Va bene, lì finisce l'accordo di governo. Dopodiché cosa succede? No, 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 no. Dopodiché che cosa succede? Che ciascuno di noi, di fronte a un referendum... di cittadini sì. diventa libero sì. di dire quello che ha sempre pensato e che ha sempre votato prima quando non stava al governo, cioè che io penso che sia una legge sbagliata, che però ho votato sì, ricordiamo, ho votato sì perché sto dentro un accordo di governo, certo. Ma nel momento in cui esaurisco la mia lealtà con quel voto, dopo sono libero, se c'è un referendum, di votare come mi pare. Scusate, mi sono perso un attimo. No, non si preoccupi, lui si perde spesso. Sì, sì. Come sta con le firme? Ne ha già raccolte... Diciamo un certo numero. Tipo quante? No, tipo non c'è. Non tipo. Vuole dirlo, no. Ma si figura. Ma è una cosa pubblica, cioè... No, come pubblica? Ha raccolto le firme. Quando saranno il numero necessario sarà pubblico. Manca poco. Quanto siamo lontani dal numero necessario? Siamo sul buon cammino. Quante firme mancano, ci vogliono? Manca ancora 2 mesi e mezzo. Quante firme ci vogliono? Ce ne vogliono 126. 126.000? No, ma di che? 126? Stiamo parlando di deputati e senatori. È vero, cioè di... Deputati 126, senatori 63... Ah. Oppure 5 consigli regionali, oppure 500.000 firme dei cittadini. Quindi, questo prevede la Costituzione. Messi. Anche Nannicini ha firmato del PD. Nannicini ha firmato al Senato. Al Senato, che è del PD. Che è del PD. Che è il governo, quindi, con cui hanno votato sì. Quindi, però, hanno votato sì, certo. Raccogliere... Ma guardi, la legge, e questo è un referendum certo. confermativo, la legge è stata fatta. Certo. Quindi... Ma quanti, ci dica in percentuale quanti ne ha raccolte? Abbiamo superato il terzo. Più di 75%? No, abbiamo superato il terzo. Il terzo? Del 30 per, cioè, più del 33,3 cioè. Periodico allora, per cento. Noto con piacere che qualcuno... Che ho fatto lo scientifico in 5 anni. Io mi hanno bocciato. Anche io. Quindi se sono 126 alla Camera sono 12... Cioè, 20, 60, no, meno. Un terzo sono terzo. Circa 40. Certo, 12, 24. Sì. Vabbè, 40. Vabbè, ecco detto. No, perché no, avete questa faccia? Federica Liberotti, buongiorno! Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Ma dov'è Federica? In studio? Sì, bellissimo, cioè con l'HD Voice, perfetto. Senta, signora Liberotti, lei è la donna che ha cambiato la storia politica di questo paese. Spieghiamolo per i pochi che non lo sanno. No, è la donna che ha fotografato... È la corrispondente dell'ANSA che da Terni ha scattato la foto, la famosa foto di Narni. Certo. Esatto, esatto. Con molti altri colleghi, lasciatemelo sì, dire, certo, molti altri fotografi, vabbè, cameraman, no, però questa non si è butti quella giù. Che probabilmente... No, 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 assolutamente. La sua è quella principale. Sì, 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 è quella che sicuramente è circolata di più sui social. Sì, le cronache di Narni, diciamo. Esatto. Foto che lei ha fatto con col suo telefonino. Esatto, semplicemente con un telefonino. Io sono una giornalista dell'ANSA, però certo. Ci dobbiamo ovviamente essere più versatili, esatto, più versatili e multitasking possibile, quindi con allora, un semplice telefonino. Tutto di questa foto, cioè era una foto preparata, è stata così proprio... Cioè lei gli ha detto... Mettetevi sorridenti, non quelle facce di merda, dai, sono più sorridenti. No, diciamo che appena il Premier Conte è entrato in questo auditorium, ovviamente c'erano molti, ripeto, molti fotografi, molti cameraman, sì. Lui ha salutato gli altri leader e abbiamo un pochino chiesto che si mettessero in posa, loro l'hanno fatto in maniera abbastanza, diciamo, spontanea, senza troppi, senza tirarsi indietro. Chi era quello più riluttante? No, devo dire che tutti quanti si sono prestati abbastanza. Perché guardando la foto, erano ben disposti. Guardando la foto, Conte non è mai proprio vicinissimo a Di Maio. No, lui è sempre rimasto un po', era infatti sull'estrema destra, se non sbaglio. Dipende da dove lo guarda, perché sennò è estrema sinistra anche. Sì, no, da dove ero io, diciamo, certo, ecco, dalla parte, ecco, del fotografo. Senza... Però devo dire che sono rimasti anche abbastanza per lungo tempo, ecco, in questo specie di abbraccio, sì.
sì, fermi, poi è arrivato il candidato. Le sembravano, cioè, rilassati o un pochino rigidi? Beh, insomma, rilassati non tantissimo, diciamo, ecco. Come diciamo le sembravano? Così, perché comunque sia, si sono prestati tutti, però il momento era abbastanza particolare. Cioè, percepito che i sorrisi non erano distesi? Non del tutto, però ecco, a favore di telecamere e TV e fotocamere hanno cercato un pochino, ecco, di sembrare il più naturali, sì, possibile. Ma qualcuno ha urlato, gridato cheese, no, quelle cose, no. Beh sì, un pochino quello fa parte del gioco, quindi sicuramente abbiamo detto che ci guardassero, chiesto. Facendo schioccare le dita? Sì, però è stato abbastanza prolungato come istante, come momento, quindi insomma si sono, prestati. Chi le sembrava più a suo agio, più in posa, proprio più tranquillo, più in questa foto di Narni? Beh, forse Di Maio, non so, forse non so. Ritornando indietro, sì. Però ripeto, erano tutti abbastanza tesi. Era tesi, sì, era un momento insomma da comprendere, da capire, certo. Poi col senno di poi forse era una tensione che magari anche giustificata. Qualcuno... che già immaginavano quello che sarebbe successo. Questo non lo so, però diciamo che anche il premier Conte si era lasciato sfuggire la preoccupazione per il lunedì successivo. Cioè, quindi... cosa aveva detto il premier? Aveva detto mi preoccupa quello, a una cittadina ha detto mi preoccupa quello che succederà lunedì, quindi evidentemente. E durante la foto qualcuno ha detto qualcosa durante la foto, questa foto di Narni? No, noi almeno non abbiamo avvertito, ecco, particolari. Qualcuno ha sottolineato che Zingaretti e Di Maio avevano le mani lì, proprio in posizione barriera da calcio. Proprio, sì. Questo sì, può darsi, è sì. Probabile, insomma, che fossero più rigidi magari, ecco, degli altri. Ma era stata una bella foto, quindi se deve dare questo giudizio. Sì, magari lì per lì non ce ne siamo resi conto, perché ovviamente eravamo presi dal lavoro, dalle notizie, anche perché avere contemporaneamente, certo, quattro leader, sì, insieme non succede sempre. Ne ha fatti tanti, però, di poi, foto, perché magari uno viene sfocato, no? Quell'altro no, sì, diciamo che in questo frangente l'Umbria è stata, sì, un po' al centro del centro dell'attenzione, quindi ne sono arrivati veramente tanti di politici e contemporaneamente, quindi è stato un lavoro piuttosto intenso. Ma c'è qualcuno però, poi che ha chiesto di mandarglielo su WhatsApp, sai, quella che me la mandi poi su WhatsApp e la giri? Sì, molte persone. Ma chi, portavoce? No, o altri colleghi? No, Speranza. No, anche altri colleghi. Poi, no, ma dei protagonisti della foto, dico. No, i protagonisti della foto, no, quello non mi è successo. Neanche non mi è Speranza capitato. Però immagino che insomma lo avessero per loro, sì, tramite le loro, certo, i loro portavoce o comunque Federica Liberotti, giornalista dell'ANSA, che ha fotografato, che ha scattato la foto dell'anno, la foto di Narni. E grazie, ci avvisi prima quando fa le foto. Vabbè, comunque generale. Vabbè. Grazie. Arrivederci. Non vada ai matrimoni, non vada a fare le foto ai matrimoni. Ma le è sembrato che fosse uguale alla foto di Vasto, o c'era qualche similitudine, o no, non c'era Vasto, lei no, non è andato. No, io non c'ero, no, in quell'occasione non c'ero, quindi per me questa è stata un'occasione abbastanza unica. Grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci, buon lavoro, in bocca al lupo. Peccato, ha perso un'occasione per prendere Vasto. Certo, sì. Esclude di tornare nel PD. Beh, adesso sto ovviamente andando con Italia Viva, sì, perché sono andato via dal PD, via, perché non però mi riconosco dal PD. Di tornare nel PD. Beh, se sto facendo Italia Viva, escludo, sì. Proprio mai. Mai, non dice più mai. Ma, non mi fregherete mai. Mai con Salvini lo può dire? Certo che lo posso dire. Lo dica. Sì, mai con Salvini. Mai con la Meloni? La Meloni siamo molto amici, mai politicamente con la Meloni. Mai con Berlusconi? No, beh, questo l'avete già fatto. Mai con Berlusconi? Già fatto. No, l'ha fatto Bersani, forse non ve lo siete ricordati, Letta. Io stavo dentro il PD, però non l'ho scelto io. Anche là non era d'accordo, non è mai d'accordo. Poi raccoglievo le firme, no, insomma, grazie a Roberto Giachetti.